l'orgo fatotum della città largo. La 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 la. Presta bodega che l'alba già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Telespettatrici e telespettatori, bentornati a questo nostro appuntamento settimanale. E per aprire questa puntata voglio leggervi prima in latino, perché è stata scritta e composta in latino questa cantica, e poi in italiano. Tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu letizia Israel, tu onorificenza popoli nostri, tu advocata peccatorum, o Maria, o Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum. Tutta bella sei, o Maria, e in te non c'è segno del peccato originale. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu la gioia di Israele, tu l'onore del nostro popolo. Tu sei l'avvocata dei peccatori. O Maria, Vergine prudentissima, Madre clementissima, prega per noi, intercede per noi davanti al Signore Gesù Cristo. Questo è un antico canto legato alla festa dell'Immacolata che voi sentite risuonare nelle nostre chiese ogni volta che celebriamo la festa dell'Immacolata e soprattutto la novena in preparazione a questa festa. E infatti in questi giorni noi abbiamo ricordato questo grande mistero dell'Immacolata Concezione di Maria di Nazaret. Quando la Madonna è apparsa a Lourdes a Bernadette Soubirous e la Madonna volle accontentare il desiderio del parroco di Lourdes, che insistentemente chiedeva a Bernadette di chiedere alla Madonna qual era il suo nome, finalmente dopo molte apparizioni, all'ennesima richiesta di Bernadette, la Madonna rispose: io sono l'Immacolata Concezione. E Bernadette, dice la storia, tornando verso il paese, ripeteva continuamente: io sono l'Immacolata Concezione, io sono l'Immacolata Concezione, perché essendo un'espressione che lei non aveva mai sentito, temeva di dimenticarla e di non poter rispondere finalmente al proprio parroco. E quando si trovò davanti a lui, subito disse: la Madonna ha detto, io sono l'Immacolata Concezione. E in quel momento il parroco, che fino allora era stato scettico su queste apparizioni e su questa signora, perché Bernadette parlava sempre di una signora vestita di bianco con la cintura d'azzurro, ma non sapeva il suo nome, la signora. Quando ha pronunziato queste parole,
il parroco ha capito che veramente quella apparizione veniva dal cielo. Perché Bernardette, che sapeva appena appena leggere e scrivere, e per giunta non brillava per intelligenza, tant'è vero che per lei è stata ritardata la prima comunione perché non riusciva a ritenere a memoria le domande del catechismo, non sarebbe stata in grado di dire queste parole profonde. Cosa significa Immacolata Concezione? E per poter rispondere bisogna andare indietro alle prime pagine della Bibbia, al libro della Genesi, quando leggiamo che Dio, dopo aver creato tutto l'universo dal nulla, ha pensato di dare tutta questa creazione che lui aveva dato, aveva creato, all'uomo, facendo dell'uomo il signore dell'universo, il padrone delle cose, degli animali, di tutto. E dopo averlo creato, l'uomo, gli ha dato la ricchezza di ogni grazia, tutte le grazie possibili e immaginabili, Dio le ha regalate all'uomo, ne ha fatto il centro della grazia. Spiritualmente, quanto di più ricco, di quanta più ricchezza si poteva affidare a una creatura umana. Purtroppo sappiamo sempre dalla Bibbia, da questa tradizione millenaria, che Adamo si lasciò tentare dallo spirito del male, raffigurato da un serpente, che convinse Eva a disubbidire al Signore che aveva proibito di non mangiare, di mangiare il frutto di un determinato albero. Eva si lasciò convincere dallo spirito del male e convinse il marito a fare altrettanto. E da quel momento, fra Dio e la creatura umana, questa prima sua creazione umana, ci fu il gelo. Cioè a dire, non ci fu più quel rapporto da padre a figlio che Dio avrebbe voluto stabilire con l'umanità. Però Dio è troppo buono perché è padre. E quindi questo disagio che era stato creato dallo spirito del male non l'ha mai digerito. Noi esprimiamoci in termini umani, tant'è vero che quando ha voluto sapere come erano andate le cose e ha chiesto ad Adamo perché ne hai mangiato, è stata Eva, e tu perché hai fatto questo, è stato il serpente. Arrivata al serpente c'è una frase che Dio pronunzia che rivela tutto l'amarezza di questo Dio che credeva di aver costruito qualcosa di grande, di immenso, di santo, e invece lo vede rovinato dall'insidia del demonio. Maledetto sii tu fra tutti gli esseri che sono sulla terra, tu striscerai sul tuo ventre e verrà una donna che ti schiaccerà il capo, mentre tu le insidierai inutilmente il calcagno. Si riferiva a Maria di Nazareth, che da quel momento Dio, quindi da tutta l'eternità, ha cominciato a pensare come quella creatura che avrebbe dovuto completare con la sua accettazione il disegno di Dio sulla salvezza dell'uomo. Dio, attraverso il suo figlio, che conosciamo col nome di Gesù, il Cristo,
voleva riportare l'unità, l'amicizia, la pace fra lui e l'uomo. E per potersi incarnare ed essere agli occhi di tutti come il figlio dell'uomo, lui che era figlio di Dio, ha preservato questa creatura che aveva predestinato da tutta l'eternità, impedendo quello che succede per ognuno di noi, che nel momento in cui nostro Padre si è unito nell'amore con nostra Madre per generare un proprio figlio, una propria figlia, questa creatura, ancora una cellula inespressa, dovesse essere preservata dal peccato originale. Perché dal momento in cui Adamo ha perduto tutta la ricchezza delle grazie che Dio gli aveva dato, è diventato povero. E in che condizione nasce il figlio di una famiglia povera? Povero. Non avendo potuto più trasmettere la ricchezza dei doni di Dio, noi nasciamo con questo segno che comunemente chiamiamo peccato originale, che non è un vero peccato che abbiamo commesso noi, è il ricordo di questo peccato con cui i nostri progenitori hanno perduto l'amicizia con Dio, la ricchezza dei suoi doni. E poiché questa creatura, Maria di Nazaret, era stata scelta da tutta l'eternità per essere la madre del Figlio di Dio, allora era giusto che la sua anima non conoscesse la macchia del peccato originale. Quindi l'unica creatura dopo la disobbedienza di Adamo a nascere senza il peccato originale, fin dal momento del suo concepimento, è stata Maria di Nazaret. Quindi questa creatura è l'unica che nel momento in cui lo spermatozoo di Gioacchino, così per tradizione si chiamava il padre della Madonna, si è unito con l'ovulo da fecondare di Anna, la madre della Madonna, fin da quel momento è stata preservata questa cellula che poi si sarebbe raddoppiata, quadruplicata, centuplicata fino ad essere Maria di Nazaret, non è stata toccata dal peccato originale. Quindi questo concepimento è stato immacolato, l'immacolata concezione di Maria, senza il peccato originale. Allora, io in questo momento, dopo aver onorato degnamente, soprattutto nella mia chiesa, che è dedicata appunto alla Madonna Immacolata, mi dispiace sempre pensando che ci sono tanti fratelli e tante sorelle che pure si dicono cristiani, quindi seguaci di Gesù Cristo, che hanno ricevuto un battesimo, che non sono con noi nell'unità della fede, però sono cristiani, perché hanno ricevuto all'inizio della loro vita il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo stesso battesimo che abbiamo ricevuto anche noi che ci diciamo cattolici, ma che non siamo purtroppo uniti nella fede nel Cristo.
Il mio pensiero va a tutti questi fratelli che sono milioni sparsi nel mondo e che forse per causa nostra, di noi cattolici, guardano a Maria non con quell'affetto e quella simpatia che lei meriterebbe dal momento che è stato il nostro Dio, il Dio comune per tutti noi, a sceglierla fra miliardi di donne, a scegliere proprio lei, e che col suo fiat, quando è venuta la pienezza dei tempi e il Signore Dio Padre ha creduto che fosse venuto il tempo giusto, adatto, in cui il Figlio di Dio nascesse in una creatura umana, che era appunto Maria, quando ha mandato il suo messaggero, l'Arcangelo Gabriele, ad annunziarle questa scelta da parte di Dio, la Madonna, dopo essersi fatto spiegare, perché non è che ognuno si presenta, io sono la madre del Figlio di Dio, io ho in me per opera dello Spirito Santo la presenza del Figlio, non è così semplice. Questa divinizzazione della creatura umana può essere solo Dio a farlo. E Dio l'ha fatto. Ma forse questi nostri fratelli che non sono nell'unità della fede sono rimasti scandalizzati da noi cattolici per questa eccessiva devozione alla Madonna. Perché effettivamente è eccessiva. Perché soprattutto alcuni quasi quasi ne hanno fatto una divinità della Madonna. E non è così. La Madonna è una creatura, è stata una creatura umana, come tutte le altre donne, con i loro sentimenti, con i loro affetti, con il loro modo di pensare, con il loro modo di amare. È stata una povera creatura perché sia prima che dopo questo avvenimento ha dovuto sempre fare i conti col borsellino per poter sbarcare il lunario. Sappiamo per tradizione, non c'è scritto da nessuna parte, ma siccome era povera sarà andata a servizio in qualche famiglia, che poi non è che ce ne fossero tante famiglie facoltose a Nazareth, che era un piccolo borgo di pochi abitanti nella Galilea. Però lei andava a fare servizi qua e là per guadagnare qualche dracma, andava personalmente lungo i campi dove si raccoglieva il grano, si metteva dietro a coloro che raccoglievano il grano e raccoglieva le spighe che cadevano dall'abbondanza del raccolto, e tante altre piccole o grandi servizi purché potesse portare avanti la sua famiglia, a cui il lavoro di Giuseppe non bastava. Non si è riuscita a capire questa parola fabber, cioè dire fabbro, se voglia dire fabbro ferraio, oppure alcuni come dicono falegname, fabber, cioè dire fattore, lavoratore di qualche materiale, non sappiamo con precisione. Ma essendo Nazareth un piccolo borgo, non è che poi questo lavoro chissà quanto fosse impegnativo e quanto denaro portasse in famiglia. Per cui erano sempre quegli spiccioli che a malapena si raccoglievano qua e là, alcuni che non potevano pagare, però chiedevano lo stesso una prestazione di opere,
Quindi una famiglia poverissima, come ce ne sono state sempre e ce ne saranno sempre, purtroppo. Proprio per indicare la preferenza del Signore verso i poveri, la preferenza per le anime semplici, distaccate da tutto, che più di ogni altro confidano in Lui e accolgono e aspettano qualcosa da Lui. E siccome noi abbiamo cominciato a farne queste immagini, fino a qui va bene, perché tutti abbiamo bisogno di contenere, di tenere vicino a noi l'immagine materna. Poi abbiamo cominciato ad aggiustare queste immagini o statue o dipinti o affreschi con corone d'oro, con stelle imbrillanti, che ha voluto essere il segno della nostra gratitudine per tante cose che abbiamo ricevuto da Dio. Una meraviglia, la meraviglia di una donna che diventa il Tempio dello Spirito Santo. E allora questi nostri fratelli, queste nostre sorelle, la guardano un pochino male la Madonna, e questo mi dispiace, perché miei cari che mi ascoltate, so che mi seguite anche voi e che trovate giuste tante cose che io dico. Mi dispiace che da questa figliolanza voi vi sentiate esclusi per un malinteso. Noi nella fede riconosciamo alla Madonna un giusto culto, un giusto segno di gratitudine per essersi sacrificata per noi, perché ha rinunziato a una sua famiglia, ha rinunziato a un marito, ha rinunziato a un figlio, perché il figlio l'ha avuto. Ma Gesù non è il figlio della Madonna, è il figlio di Dio. Lei ha avuto la gioia di avere un figlio che non era suo. E questo marito che lei di fronte alla legge aveva, che si chiamava Giuseppe, non era suo marito, ma ha voluto dare una parvenza di moralità a questa famiglia che nasceva. Ve l'immaginate se si fosse saputo che Gesù era nato da una donna non sposata, da una donna che esteriormente non era in regola con i canoni legali, cioè dire regolarmente sposata. Ai tempi miei, quando ero ragazzo, che poi è stato abolito, di queste persone si diceva figlio di NN, perché si sapeva la madre, perché la madre è sempre certa, e il padre che può essere incerto. Si diceva figlio di NN, cioè a dire di nessuno, perché non si conosceva il nome di chi aveva o violentato oppure amato in modo improprio una donna da cui era nato un figlio non voluto, non cercato, che era venuto fuori per un errore, per una debolezza, per un momento così di passione. Gesù invece legalmente era il figlio di Maria e di Giuseppe, ma non era figlio né di Maria né di Giuseppe, perché è il figlio di Dio che si è servito di una donna per dare una carnalità, cioè di un corpo umano, al figlio di Dio venuto per salvare il mondo. Per cui il vero atteggiamento del credente cristiano verso Maria è quello della gratitudine. Grazie, perché col tuo fiat si faccia di me secondo la tua parola, ha detto all'angelo il giorno dell'annunciazione, ha permesso che si realizzasse il progetto di Dio, cioè dire che noi fossimo salvati dal figlio di Dio, che da figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo, perché i figli dell'uomo ritornassero ad essere figli di Dio, mentre
non lo erano per la disobbedienza di Adamo alla richiesta di Dio di non mangiare quel determinato frutto. Ecco, quando noi parliamo con rispetto della Madonna, quando noi la onoriamo, quando noi la veneriamo, è perché riconosciamo in lei quella madre premurosa che rimane nella nostra vita anche religiosa quando le nostre mamme non ci sono più. Guardate che quale atteggiamento di umana comprensione ha avuto Dio a volere che anche religiosamente l'uomo che aderiva a lui avesse una figura di donna, una figura di figlia di uomo, la quale per essere veramente degna di portare in sé il Figlio di Dio è stata preservata dal Signore stesso dalla macchia del peccato originale. Quindi io personalmente la ringrazio sempre, grazie Madonna, perché senza la tua disponibilità noi non avremmo avuto la salvezza. È vero che Dio sapeva da tutta l'eternità che Maria avrebbe accettato, però a un certo momento anche le cose più certe possono non realizzarsi, perché all'ultimo momento uno cambia idea, dice no, a me non va di fare così la pupa in vetrina, io voglio avere la mia libertà come donna di sposare chi voglio. Siccome lei ha accettato, io le devo dire grazie. Ecco, miei cari, vorrei che vi rappacificaste con Maria. Voi che siete così precisi, puntuali nel vostro rapporto col Signore, non potete ignorare, leggendo il Vangelo, che questa donna è stata scelta dal Padre. Tutto possiamo negare alla Madonna, ma non che sia stato il Padre a scegliere. Nessuno di noi ha scelto la propria mamma. Gesù ha scelto Maria come propria mamma. E pensate come se la sia scelta bella, bella di dentro e bella di fuori. Perché la Madonna ha dovuto essere anche una bella donna. Perché dovendo essere la madre di Gesù, quali attenzioni ha avuto su se stessa? E quale attenzione che ha avuto nel suo rapporto con Dio. Ricordiamocelo questo. Eccomi, cari, tutta bella sei, o Maria, e in te non c'è macchia di peccato, per questo sei bella. E per questo che hai meritato di essere quel ventre in cui il Signore è come se si fosse accampato per portare a termine un progetto di salvezza. Lui aveva bisogno di questa donna, attraverso la quale potesse generare il Figlio. Generato, non creato. Generato umanamente, ma non creato. Perché è l'uomo perfetto, Gesù, che ha voluto ricoprire quella divinità infinita che è il Figlio di Dio. Ecco, miei cari, non so quanto io sia riuscito a essere chiaro a spiegare che cosa è stata la missione della Madonna, che continua. Perché sulla croce poi Gesù ha completato l'opera dicendo a Giovanni, ecco tua madre, e dicendo alla madre, ecco tuo figlio.
quasi a dire che da allora in poi questa creatura, che finiva di essere la madre di Gesù, perché Gesù tornava al Padre ad essere assiso alla sua destra e aspettare il nostro arrivo nell'eternità del cielo, la mamma continuasse ad essere la madre dell'umanità. E dice il Vangelo, da quel momento Giovanni la prese nella sua casa. E lì la Madonna rimase ad essere la confidente di ogni apostolo. Sapete qual è l'atteggiamento vero di Maria? Quello che leggiamo nel Vangelo sulle nozze di Cana. Quando la Madonna, accorgendosi da madre attenta, da donna vigile, che stava per finire il vino, e quel giorno quegli sposi così felici nel loro matrimonio avrebbero avuto la più grande vergogna di non poter soddisfare il desiderio dei commensali a bere un buon bicchiere di vino, si è rivolto a Gesù, gli ha detto: non hanno più vino. E Gesù ha detto: che vuoi da me? A parte il fatto che non è ancora venuta la mia ora, noi siamo degli ospiti qui. Ma siccome la Madonna aveva visto che forse qualche bicchierino in più era stato bevuto dagli apostoli, che erano venuti senza essere stati invitati, solo perché Gesù era andato, perché Maria era in quella casa a lavorare per gli sposi. Gli apostoli avevano seguito Gesù perché erano sempre appresso a lui, quindi se il vino stava scarseggiando, un po' la colpa era di questo sovrappiù di invitati che non era previsto. E allora ha chiesto: non hanno più vino? E quando Gesù ha mostrato di non volere compiere un miracolo perché ancora non era venuta la sua ora, la Madonna si è girata verso i servi e ha detto: fate tutto quello che vi dirà di fare. E a quel punto, mentre la Madonna aveva finito appena appena di dire questo ai servi, e i servi hanno portato immediatamente ciò che Gesù aveva chiesto, di riempire fino all'orlo delle idrie piene di acqua, e ha trasformato l'acqua in vino, compiendo il primo miracolo, si è realizzato ciò che è la natura della presenza della Madonna. Qual è il suo compito? Indirizzare tutti a lui, dicendo: fate tutto ciò che vi dirà di fare e vi troverete bene, perché chi segue la parola di Gesù segue la parola del Padre, e chi segue la parola del Padre è in comunione con lui, ed essendo in comunione con lui è rivestito dalla santità stessa del Padre. Ecco la missione della Madonna nella Chiesa: non di sostituirsi a Dio, ma di portare con la sua parola, il suo esempio, tutto ciò che lei può fare, la sua preghiera per noi, portarci tutti quanti a Gesù e da Gesù al Padre. Grazie per l'ascolto e a risentirci la prossima trasmissione. Largo il fatodum della città, largo! La 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 la! Presto bottega che l'alba già presto! La 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 la! Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere! Di qualità, di qualità!